Nell'avventura di oggi affronteremo il labirinto di Baby Yoda e il labirinto di Mandalorian. In quello di Mandalorian sarà gigantesco, il nostro obiettivo sarà trovare 8 leve per arrivare alla fine, ma non sarà veramente semplice. Mentre in quello di Baby Yoda ci trasformeremo, dovremo curare un sacco di persone e trovare ovviamente l'uscita per prendere delle ricompense finali veramente bellissime. Da quale labirinto partiamo? Baby Yoda o Mandalorian? Baby Yoda o Mandalorian? Non saprei. Fare cosa scegli? Decidi. Andiamo prima qui, perché secondo me Baby Yoda sarà bellissimo, quindi ce lo lasciamo alla fine. Ah, sei di quelle che mangia la cosa più buona alla fine, Fede? Certo, ho Steph. Capito, ma... per quello che i dolci si mangiano dopo che mangi tutto il resto, ma Steph. Ma scusami, allora così. Alla fine lasci Blackout, che è la cosa più bella di tutte. Ma smettila! La trovate in tutte le librerie d'Italia e anche su Amazon, nel link in descrizione. Andate a comprare il nostro libro bellissimo. Andiamo, Fede, forza, forza. Forza. Buongiorno a tutti, come state? Tutto bene? Allora, è un labirinto un po' particolare. Aspetta, ascolta bene. Ho sentito muoversi qualcosa. O era una mosca molto grande o quelle erano spade laser, te lo dico io, Fede. Probabilmente spade laser, Steph. Beh, visto il tema. Ma abbiamo anche le nostre. Ah, allora va bene. Allora, prendiamo tutte le bistecche bellissime, mele d'oro ovviamente. Abbiamo anche la pistola, però, quindi possiamo decidere come combattere. Prendo esatto. Tutti i proiettili, tutta la carne. Di queste spade laser ne prendo 3, dato che è pieno. Io ne ho prese 3 perché ho detto magari si consuma in fretta e poi me ne pento. Hai quindi le ho prese subito. Allora, facciamo in questo modo. Lo teniamo così. Ma e teniamo così. Dimmi. Ce ne siamo chiaramente scambiati. Ah. Ormai rimangono così. No, lasciala. Tieniti quelle rosa. Tienitele. Ok. Va bene. Ormai mi sono affezionata alla mia spada blu. Andiamo. Allora, immagino che dobbiamo combattere in questo labirinto. Buongiorno. Salve a tutti. Aiuto. Aspetta. Attenzione. Ah, Steph, dietro di te. Mamma mia. Ok, io l'ho steso uno. Anche io. Vicolo cieco. Invece da questa parte altre strade. Non molto bene, Fede. Mangiamo una bella bisteccina. Allora, io provo la strada tutta a destra. Okay. Secondo me è meglio dividerci. Allora, buongiorno. Allora, qua c'è qualcosa di strano. Ok. Però non so se è utile. Non ne ho minimamente idea. Forse c'è un tipo nascosto da questa parte. Ok. Ho trovato. Ok. Aiuto. Aspetta. Sto trovando un sacco di soldati, credo, nascosti. Ok. Allora, Fere, non sto trovando niente di niente. Mi sa che il labirinto sarà veramente gigantesco. Occhio alle bistecche perché ti mettono fuoco. Te lo stavo per dire poco. Perfetto. Fa, esatto. Quindi stai attenta. Buongiorno. Penso che siano delle sorte di cacciatori di taglie questi. Ma non so perché ce l'hanno con noi. Steph? Sì? Ho appena trovato una leva. Cioè, di fronte a me c'è una leva per terra. Che faccio? Fere, premi la leva. La premo? Vai. Aspetta che sto mangiando. Vado. Una leva è stata trovata. Ne mancano ancora 7. Quindi mi stai dicendo che ne dobbiamo trovare altre 7 per sbloccare la fine del labirinto. Molto probabilmente così. Sì, ok, Fede, ma ne abbiamo trovato una in 10 minuti. Esatto, sono tantissime. Allora, buongiorno. Quindi sembra che sia tutto chiuso. Quindi non c'è una fine, cioè dobbiamo aprire tipo la fine o qualcosa del genere. Di conseguenza. Credo di sì, altrimenti perché abbiamo delle leve, scusa. È molto più difficile di un labirinto normale. Come facciamo? No, sono tornata all'inizio, io non ci credo, mi metto a piangere. È una cosa terribile, Fede. Allora, io all'inizio non lo rivedrò mai più. Ma io ti vedo lontanissimo, infatti. Il problema è che dobbiamo trovare le leve. Trovata! Ok, altre 6, Steph. Bene, rimaniamo positivi. Tra 45 minuti usciamo da questo labirinto. Ma tu hai trovato quelli che sparano? No, non ancora. Li ho sempre trovati con le spade laser. Ecco, mi stanno sparando, sappilo. Mi hanno sparato già 2 volte. Qui così, magari andando verso qua. E poi da questa parte. E poi... no. Steph, muoio. No. Sì. No. Le mele d'oro, Fede. Erano troppi. Ho girato un angolo, c'erano 45. 45? No, non è vero, erano tipo 3. Mi hanno sciolto, non so perché. E mo devo rifare tutto da capo. Beh, Fede, tanto. Secondo me questa era un'ottima zona, Steph. Era pieno di cacciatori, di gente da combattere. Ma guarda, io trovo un sacco di cacciatori, un sacco di cose, ma non trovo le leve, quindi non allora, lo so. Allora, cerchiamo di ritrovarla. No, era un'ottima zona quella, secondo questo me. Questo spara, l'abbiamo fatto fuori subito. Il problema è che ci sono piccoli, cioè pochi vicoli ciechi, ok? E quindi tu cammini all'infinito. Cammini all'infinito, non capisci quando è finita una zona e quando no. È veramente difficile questo labirinto. Cioè, è uno dei più difficili che abbiamo mai fatto, se non il più difficile. Assolutamente sì. Allora, da quest'altra parte, così. Trovate un'altra. Grande, Steph. Come puoi. 2-1, Fede, 2-1, ma tengo pure il conto. No, non ci provare, sì, solo fortuna. Allora, da questa parte, buongiorno. Ecco, così. Sono di nuovo in una zona in cui è pieno di cacciatori. Da questa trovata! Parte.
Brava. 2 a 2. Maledetto. Infamona. Proviamola da quest'altra parte. Allora, qui. Dammi buone notizie, Steph. Da questa. Aiuto. Ne vedo una, ne vedo una. Aspetta per più gente. Aspetta, aspetta, aspetta. Vieni qua. Maledetto. Infamone, che sennò poi muoio come Fere. Ok. Da quest'altra parte. E poi torniamo indietro e premiamo questa. 3 a 2. Aiuto, ce n'è un altro. Ok, qua vicolo cieco. Mannaggia, non era la zona giusta. Mentre potremmo. Mi dispiace, Steph. Aiuto, mi stanno riattaccando. Io non so più dove sono. Ok, Fere, ne mancano solo due. Solo due. Potenzialmente una testa. Esatto, potenzialmente. Ragazzi, qua come vedete è pieno ancora. Quindi vuol dire che in questa zona non ero mai stato. Quindi ne potrei trovare un'altra e farne mancare solo una. Vediamo se ci riesco. No, qui no. Ok. Ma quanti ce ne sono? C'è troppa ancora? Gente, ragazzi. C'è qualcuno, c'è qualcuno. No, cioè c'è una leva, non qualcuno. Qualcuno. Oppure la leva è qualcuno. Magari la leva ha un nome. Tommy. Tommy la leva gentile. No? Oh, cosa c'entrava? Una leva è una leva. Una leva si può chiamare Tommy. Ma zitto, guarda. Chi vieta una leva di chiamarsi Tommy? Dimmi, rispondi. Io. Tu? Sì. Chi sei tu per vietare? Trovata! Ok, lo ottimo. Sapevo. Dai, lo sapevo che solo Tommy una. Era vicino. Allora, ragazzi, allora, però adesso vediamo sta zona. Qua ci sono guardie, ancora. Guardie, ragazzi, cacciatori, qualsiasi cosa siano. Non ce la farò mai a trovarne un'altra io. Ne ho trovato un'altra. È finito. Ne ho trovate, la porta segreta si è aperta. Ok, buongiorno, dov'è? Cioè, non dovremmo ripetere. Io, allora, ho sentito tipo un rumore molto forte, ma in lontananza. Tu come l'hai sentito? Lontanato. Perché era più verso la tua zona, mi pare. Cioè, vedo il tuo nome, quindi. Secondo me è tutto in fondo. Non ce la faccio più. Mamma non ce la faccio mia. Più. Io sto ancora trovando non cacciatori. Non ce la faccio più. Steph. Non ce la faccio più. Quando avrà una fine non sto labirinto. Non ce la faccio più. Non ce la faccio più. E qua? E questo? Non dimmi che l'hai trovato, ti prego. Questa schifezza qui? Sì, è pieno di ricompense. Arrivo. Allora. Arrivo. Praticamente quindi tutti questi mostri, se tu hai questo non ti attaccano. Ok, Fere, sicuramente hai trovato la zona, vero? Sì, sono arrivata proprio da qui. Allora, voglio provare un anello. Vediamo un attimino. Quindi tipo io indosso, come so, questo del creeper. Ok. E lo voglio provare. Ce l'hai l'anello del creeper, Fere? No. Indossa l'anello del creeper. Sì, ce li ho in realtà, perché? Perché così non ci vede, lo dimostriamo. Fatto? Sì, aspetta che lo devo indossare. Veloce. Ma è caduto, che dai, un secondo. Allora, non ti mamma voglio mia, mettere. Non so dove si mettono, è quello il problema. E c'è la rotellina. Sì, ma no, ecco, qua me l'ha preso, non lo so. Vado? Non so se è il posto giusto. Allontaniamoci da qui. Perché mi ha messo l'anello al posto dei creeper, Steph. Guarda, Fere. Non ha funzionato. Oppure ho preso fuoco, perché ho preso fuoco? Sono rimasto con mezzo cuore. Te l'ho detto che non andavano messi lì, Steph. Però dove, scusami? Ok, sono molto belli questi anelli, ma li lasciamo dove sono. Ma mi sembra la cosa migliore. Prendiamo gli altri oggetti. Io prendo un po' di armi, che non okay. si sa mai. Sì, sì, sì. Che sì, possono sì. essere utili. Ti rende invisibile al buio. Wow, questo lo voglio provare. Ma fammi vedere. Come funziona? Io ho messo il mantello. Ok. Questo lo posso però, anche togliere. Però non è buio in questo momento, quindi. Lo so, ma non infatti so è come pieno provarlo. Di poteri stranissimi, Fere. Allora, prendo anche la staffa. Allora, vediamo. Ci sono un sacco di cose troppo strane, Steph. Hai visto? Sì, ho preso anch'io. Questa sembra pericolosa, eh. Eh sì. Steph. Ti ho fatto male? T'ammazzo! No. Allora, non mi ammazzare, Fede brava. E questo invece. Non vabbè. Mi sembrano dei grandissimi. Non mi sembrano. Oggetti. Allora, mi sembrano simpatici da provare, ma non troppo potenti. Quindi anche secondo me. Andiamo secondo al prossimo. Me. Direi step. Di andare avanti. Ovviamente, a parte questo, che è potentissimo. Super incredibile. Baby Yoda time, andiamo. Ma? No. Ma? Su Baby Yoda? Sono carinissimo. Ma è bellissimo. Buongiorno. Salve a tutti. Salve. Allora, vediamo un pochino. Fede, sto sparando così. Ah, ok, pensavo fossero i nemici. Bistecca di Baby Yoda. Speriamo di non prendere fuoco con queste. Vediamo. Perché Baby Yoda è bravo. Ok, meno male. Per fortuna. Allora le altre ce le butto perché erano insopportabili. Sono assolutamente d'accordo con te. Quindi abbiamo le bistecchine. Abbiamo la nostra spada laser. Abbiamo la nostra pistola. Ok, andiamo? Sì. Non so cosa ci aspetta, sinceramente. Non ne ho la più pallida idea. Salve. Salve. Buongiorno. Non c'è nessuno. Qua non si combatte. Carini. C'è un tizio che sta male. L'ho curato. Fai vedere. Ok. Grazie mille per avermi salvato. Però ho salvato un quindi tipo. Dovevo curare le persone stavolta. Step. C'è un tipo che mi ha attaccato.
Okay. Quindi c'è gente da curare, ma allo stesso tempo ci sono delle persone che ci attaccano, Stormtrooper ovviamente. Quindi ci sono entrambe le cose. Eccoli. Ma in quanto Baby Yoda mi sa tanto che siamo belli tranquilli a combattere, perché sì, ho visto che non sì, mi hanno sì, fatto sì. danno. Allora, ok, ho trovato un altro tipo e ne ho salvato un altro. Non so se magari dobbiamo salvare tipo un tot di persone, capito? Potrebbe essere. Potrebbe, se ci pensi, sì. Potrebbe essere questa la nostra missione. Aia, che male, mannaggia. Ho trovato una chest. Oh. Cosa c'è? Io allora non ho trovato nessuno da salvare. Ho trovato solo Stormtrooper che mi vogliono uccidere. Ho però sono più forte io. L'immunizer. Ah, eccolo. Ciao, ti ho salvato. Grazie mille per avermi salvato. Oh. Non lo so, Fere. È una pozione stranissima. Sappi okay. che ho trovato una pozione stranissima. Conservala, non so, magari può essere utile. Certo in che la conservo. Momento. Però non so cosa dovrebbe servire. Per ora non mi sembra nulla di utile. Steph. Ce ne sono tantissime da salvate provare. Salvate un'altra di... persona. Io spero che... Cioè, quanta gente dobbiamo salvare, scusami. Guarda quanti, un altro. Poi qua. Buongiorno, Ciao, Steph. Fer, non ti ho mai visto. Non ce la faremo mai se continuiamo così. Da quest'altra. Persona da salvare. E poi ancora non ho capito cosa serve l'oggetto che ho trovato. E quella è la cosa più strana. Non ho idea. Ma non ha una descrizione, non ti dice a cosa potrebbe servire. Sì, è proprio strano, Fer, è una pozione strambissima. Cioè, non mi sembra nulla che possa servire a finire un labirinto. Magari ci serve tipo per combattere un mostro, cose così. Però non ho idea, Steph. No, è troppo grande, ci sono troppe strade. Non è qua. Aspetta, invece sì, ho trovato di nuovo Immunizer. È già la seconda volta che lo trovo. E okay. ne ho preso tantissimi poi, perché in totale ne ho 54. Prova a berne uno. Ne ho bevuto 3. No, Steph! Ho sbagliato. Non sai che Vabbè, cos'è? Vabbè, 51. Comunque no, non sono morto, quindi è tutto a meno posto. Meno male, infatti. Avevo paura che morissi o qualcosa del genere. È tutto ok, è tutto Magari ok. Magari una trappola per Baby Yoda. E non lo deve bere, tu invece l'hai bevuto. Può essere. Che paura, ho trovato un super set. Però era messo in modo strano, mi ha fatto venire un colpo. Viene appena salvato un altro. Sono proprio un eroe. Sei vicina, Fere, ti vedo. Dove sei? Vedo la tua scritta. Tipo qua, aspetta. L'ho perso. Eccoti, fermo. Ma stavo cercando a te. Anch'io. Che è sta roba? È il coso che ho io, Fere. Spostati, aspetta. Allora, ne butto uno, però non li butto tutti. Aspetta. Un altro Baby Yoda è apparso nel labirinto e sta cercando la strada di casa. Trovatelo prima che sia troppo... Il pavimento risplende di un'energia misteriosa. Beh, in effetti siamo più veloci. Sì. Fere, cerca Baby Yoda. Dobbiamo cercare Baby Yoda. Ok, ne mentre salvo la gente perché sono bravissimo. No, ma dov'è Baby Yoda? Ma quindi, Fere? Allora, quelle pozioni strane che hai trovato le dovevi buttare lì? Allora, praticamente ho trovato queste pozioni due volte. Esatto. Ne ho buttato una lì ed è comparso questo messaggio. È cambiato il pavimento. Si corre molto più veloce, ma ci ha detto che dobbiamo trovare Baby Yoda. Esatto, un altro Baby Yoda. Un altro Baby Yoda. Steph! L'ho trovato! Dove? Devi trovare il modo di raggiungermi, l'ho trovato. Questo non sei tu, quindi è per forza il terzo Baby Yoda. Ciao. Guarda! Ehi! Ci ha teletrasportato? Ci ha teletrasportato abbiamo alla fine finito? Del labirinto! Abbiamo finito! Ah, prendiamo le ricompense. Allora, wow, cosa tutto c'è? Io butto queste granate, Steph! Cos'è questa roba? Aspetta, che qui oggi Mamma mia. Cose interessanti, signori. Abbiamo cose bellissime. Allora, togliamo le cose meno interessanti. Mettiamo tutti questi. Mettiamo tipo questo e facciamo così. Ok, c'è un bottone, sì. E direi... No! Stavo cliccando roba, Steph, mannaggia a te. Fere, con questo puoi volare, mi vedi? Con quale? Con tipo, si chiama il rendingale. Guarda come volo. Eccolo, sì, aspetta. Praticamente utilizzi sì. le piume dei polli per poter volare in giro come vuoi. Ah, io non ho preso le piume. Ho pensato fossero inutili. Bellissimo. Non le ho prese, quindi tiro una granata. Aspetta, non sono io, giusto? Sono io. Ok, perché io le granate questo. Allora, non faccio esplodere i blocchi. Quindi è bellissimo perché le puoi spammare senza distruggere tutto. Ma ti fanno male almeno? No, non mi stai colpendo. Ma ti sto colpendo? No, stai fermo. No, non mi stai colpendo. Ah, guardate questa roba. Sì, ti sto colpendo. Sì, ma non mi fai male. Vabbè, sono inutili. Sono inutili allora. Wow. Aspetta. Questo sì che è potente. Lancia fiamme infuocato. Brucia, Fere, brucia! Devi bruciare tu! Ma queste armi sono bellissime. Perché non le posso avere anche nella vita allora. Reale? Sarebbe fantastico. Ah, questo ti protegge dal lava damage. Bello. Mentre queste... Faccio un disastro. Aiuto! Perché sei con viaggio? Medaglione dell'eroe. Sono bellissime. È vero, comunque non fa danno. Bellissimo. Hai trovato altro, Fere? Sto controllando. Vediamo un po'.
Io ho utilizzato tutto quello che avevo. Allora, abbiamo anche questa e questa, questa credo. Questa è più divertente, ragazzi. Ve ne andate tipo in questa giro l'abbiamo così, usata. Svolazzate. E guardate che bellezza. Che stai a fa? Ah no, sì, quella fa un po' schifo fare, sinceramente. Non era un granché. Questa è la più bella, quella di cui sì, faresti dimenticata sì, le sì, piume. Sì, 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 tieni, così puoi svolazzare anche tu. Aspetta. Dammi. Non ce li ho le piume. Non so, cioè, a me risulta che ce li ho, ma non ce li ho. Quindi probabilmente li ho inglobati. Pazienza, che poi un po' volo, cioè, guardami. Sì, puoi fare i saltelli, però invece posso proprio volare all'infinito. Faccio i saltelli, vanno bene anche i saltelli, dai. Signori, speriamo che questo video vi sia piaciuto. Fateci sapere quale labirinto vi è piaciuto di più e quale ricompensa vi è piaciuta di più. Sotto questo è per altri video, iscrivetevi al canale, campanellina. E ci vediamo nel prossimo video. Ciao ciao, ciao!